Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il consueto bollettino dell'emergenza coronavirus. Solo 6 i casi di positività riscontrati oggi in Abruzzo, con un incremento dello 0,5% sul totale dei tamponi analizzati. Sale però il numero delle vittime, più 3, col totale dei deceduti che si attesta a quota 351. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 6 i casi di positività riscontrati oggi in Abruzzo su un totale di 1189 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri erano stati 25 su 1157 tamponi analizzati, 2,2%. Questo aumento molto contenuto fa salire a 3078 i casi di positività al Covid-19. 250 pazienti, meno 13 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 10, meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1453, meno 42 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 351 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. 1014 sono i dimessi e i guariti, più 60 rispetto a ieri, di cui 232 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 782 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, sono 1713, con una diminuzione di 57 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 46.103 test, di cui 40.844 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 769 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1423 alla ASL di Pescara e 643 alla ASL di Teramo. I 6 casi di oggi sono così distribuiti: 3 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 3 alla ASL di Pescara, nessuno invece nelle ASL Avezzano Sulmona L'Aquila e Teramo. L'epidemiologo Marco Valenti, docente all'Università dell'Aquila, traccia un primo bilancio dell'emergenza dal punto di vista della sua materia e spiega anche la ratio degli screening effettuati attraverso i test sierologici. Il servizio è di Gioia Chiostri. Tastare, trattare e tracciare la popolazione, le 3T, così come rinominate dal professore Marco Valenti, epidemiologo e docente ordinario dell'Università degli Studi dell'Aquila, sono fondamentali per cercare di uscire fuori dal tunnel. Un tunnel lungo 3 mesi circa, in cui libertà, opportunità e lavoro hanno subito una netta frenata. L'area di Pescara sembra in questo momento soffrire maggiormente dell'impatto dell'incidenza del Covid-19, per ragioni non facilissime da spiegare, la provincia dell'Aquila nel suo complesso, in particolare la città dell'Aquila, ma anche l'intera provincia, ha sofferto molto meno, cioè è una delle aree geografiche con la più bassa incidenza durante l'intero periodo in Italia e con una crescita molto molto vicina allo zero. Ecco, quindi effettivamente si tratta proprio di 2 aree completamente diverse. Questo è anche un buon motivo per non guardare i dati regionali nel loro insieme o a calcolare valori medi di indicatori di sviluppo epidemiologico. Concludere, a giorni partiranno i famosi test sierologici anche in Regione Abruzzo, così come da volere del Ministero della Salute, una sperimentazione questa per l'immunità da coronavirus che in Italia riguarderà un campione di 150.000 italiani, in Abruzzo un campione di 5.300 abruzzesi. Questo tipo di sperimentazione, che tra l'altro ancora attende la validità dal mondo scientifico, a quali risultati ci può portare? Allora, intanto si tratta di uno studio, come lei ha ottimamente detto, campionario. Questo vuol dire che soltanto una quota molto piccola della popolazione, ancorché rappresentativa, verrà testata sierologicamente. Indubbiamente, se il campione sarà valido dal punto di vista statistico, ci sono una serie di criteri che determinano
determinano la validità di un campione, i risultati ci potranno dare l'idea di una stima della cosiddetta prevalenza della sieropositività nella popolazione, sieropositività che in questo caso sarà la misura di quale quota della popolazione è entrata in contatto con il virus e ha quindi sviluppato, ha sviluppato gli anticorpi. Adesso torniamo ad occuparci della vicenda Rigopiano. A quasi 4 mesi di distanza dall'ultimo rinvio, quello del 27 marzo scorso, il 10 luglio prossimo si tornerà in aula per il processo sulla sciagura dell'hotel di Farindola. Siamo ancora nella fase dell'udienza preliminare. A confermarlo è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il quale si è reso disponibile a consentire il corretto svolgimento delle attività processuali in questa fase di emergenza sanitaria. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Tramite una lettera inviata al presidente del Tribunale di Pescara Angelo Bozza e all'avvocato Romolo Reboa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha comunicato la disponibilità del dicastero ad intervenire, ponendo in essere quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle attività processuali, assicurando la celebrazione del processo Rigopiano il 10 luglio prossimo, impedendo così l'ennesimo rinvio. La lettera del ministro fa seguito alla richiesta avanzata dall'avvocato Romolo Reboa, difensore di alcuni familiari delle vittime, il quale ha osservato come l'aula A, sinora utilizzata per le udienze, non può garantire il rispetto delle distanze sociali che impone l'emergenza Covid-19, suggerendo il ricorso ad esperienze passate, come accaduto di recente per il caso della nave di Costa Crociere, quando il processo fu trasferito in un cinema. Da qui la proposta di poter ricorrere all'utilizzo di uno dei 3 palazzetti dello sport di proprietà comunale, quali possibili soluzioni. In seguito alla mia iniziativa sono subito pervenute ai difensori le comunicazioni ufficiali del rinvio dell'udienza al prossimo mese di luglio, a dimostrazione che essa ha trovato un immediato riscontro sensibile nella magistratura, ha commentato l'avvocato Reboa. La lettera del ministro Bonafede è la dimostrazione che se vi è la volontà politica in Italia è possibile muovere qualcosa. Ora attendo di conoscere la posizione del sindaco di Pescara, dato che se il presidente Bozza riterrà che non è possibile risolvere il problema allestendo l'aula magna Emilio Alessandrini, credo che gli spazi comunali siano la soluzione a basso costo più adeguata. Solo il 2,2% delle imprese abruzzesi ha ricevuto le risorse stanziate per la ripresa economica. Serve subito liquidità, ha dichiarato il direttore della CNA Abruzzo Graziano Di Costanzo. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Le banche devono capire che è nel loro interesse fare in modo che la maggior parte di queste risorse arrivi al sistema economico, altrimenti collasserà una parte decisiva dell'economia italiana. Ritardi anche sugli aiuti alle imprese. Mentre decine di migliaia di lavoratori attendono ancora la cassa integrazione, anche le aziende non hanno ricevuto le risorse stanziate coi decreti Cura Italia e liquidità. In particolare si fa riferimento ai 25.000 euro per le imprese più piccole. Finora solo un'impresa su 50 ha ricevuto il finanziamento a fronte delle 2.781 domande pervenute al Fondo Centrale di Garanzia. Al momento sono solo il 2,2% delle imprese abruzzesi che hanno la concreta possibilità di avere il finanziamento. Le piccole imprese che attendono i 25.000 euro sono quasi 9 su 10, per un totale di 49 milioni di finanziamento richiesto. Questa somma però rappresenta meno del 40% delle risorse totali, il che significa che poco più del 10% delle imprese, ovvero quelle più grandi, riceverà oltre il 60% delle risorse. La prima risposta insieme a quella dell'emergenza sanitaria è la liquidità, cioè le imprese hanno bisogno di risorse per provare, sottolineo, provare a sopravvivere a questo momento così difficile. E oggi però bisogna correre, oggi non bisogna fare la maratona con le banche, è inaccettabile questo ritardo, oggi bisogna fare i 100 metri, se no qui va al fallimento un terzo dell'economia italiana. La CNA chiede alla Regione di trovare anche canali alternativi per reperire liquidità, una boccata d'aria necessaria a sopravvivere alla crisi economica.
molte imprese non hanno quel fatturato di 100.000 euro, quindi non possono prendere i famosi 25.000 euro. Allora, con un fondo ad hoc che abbiamo chiesto alla Regione, attraverso il sistema dei confidi, noi possiamo aiutare l'impresa ad arrivare ad avere, se gli serve 25.000 euro, gli diamo i 25, magari 15 glieli daremo col decreto liquidità e 10 glieli daremo in un'altra forma. Bisogna fare squadra in questo momento, la Regione deve capire che il tempo è decisivo, questo è un fattore fondamentale per far uscire, non far uscire, troppo ottimistico, per far sopravvivere le imprese a questa pandemia. Proseguiamo con il nostro giornale. Il Partito Democratico ha illustrato le proprie proposte che riguardano le misure economiche e sanitarie per sostenere i comuni della zona rossa regionale contenute in una risoluzione urgente presentata ieri in Consiglio regionale. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Paolucci, tornate a chiedere al governo regionale la massima attenzione per l'area Vestina, l'area della Valfino. Chiediamo rapidità, risorse immediate e un progetto per tutta la regione Abruzzo di 300 milioni di euro. Noi proponiamo che una parte importante di queste risorse vadano ad essere trasferite ai luoghi più toccati dalla crisi, imprese e famiglie delle zone rosse che hanno dovuto purtroppo subire, rispetto alle conseguenze di questa pandemia, conseguenze economiche e sociali, ulteriori conseguenze. Non si può rimanere fermi, non si può essere così lenti come è avvenuto nel caso delle imprese, della cassa integrazione, del bonus famiglie, ma bisogna essere molto rapidi. Hanno le risorse per farlo, debbono avere la voglia di fare. Questa è un'aggiunta davvero lenta, ma così, con questa tempistica, non possiamo affrontare la crisi che abbiamo purtroppo di fronte per via delle conseguenze legate alla pandemia. Tutti i consiglieri regionali del centro-sinistra hanno presentato ieri questa risoluzione a vantaggio delle zone rosse regionali. Chiediamo che non si perda per queste zone l'ennesima occasione, perché riteniamo che si sia persa quella sanitaria, visto e considerato che i tamponi per tutti promessi dal Presidente Marsiglio non sono assolutamente arrivati. Chiediamo adesso che si aiutino le imprese, le famiglie, le partite IVA, gli imprenditori agricoli di queste zone a ripartire con un aiuto privilegiato rispetto agli altri comuni per quello che le zone rosse hanno naturalmente sofferto. Chiediamo anche che questa risoluzione sia armonizzata con il progetto di legge che verrà discusso in Regione, in Consiglio regionale il 19 di maggio e con le misure eventualmente contenute nel decreto statale. È un impegno che come consiglieri del centro-sinistra portiamo avanti dopo aver interloquito assiduamente con tutti gli amministratori della Valfino, dell'area Vestina e di Caldari di Ortona, e quindi è un impegno condiviso con tutti loro per ripartire dalle piccole e medie imprese con la liquidità necessaria per poter ricominciare dopo il lockdown, naturalmente con gli imprenditori agricoli, con le partite IVA, con le famiglie, e assieme a questo chiediamo che si recuperino i tamponi in queste zone e si recuperino soprattutto i test serologici che aiutino a capire quanta parte di quella popolazione dell'area Vestina, della Valfino e di Caldari di Ortona sia stata in realtà toccata da questo virus. I sindacati chiedono di essere maggiormente coinvolti per quanto riguarda la ripartenza, chiedono anche maggiore sicurezza per i lavoratori, soprattutto a proposito del trasporto pubblico. Sentiamo il servizio. La Regione aveva annunciato un tavolo con aziende e sindacati, ma nessuno ci ha mai chiamato. A dirlo è la FIOM Abruzzo Molise, che intende chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori. Noi chiediamo che vengano fatti i tamponi, ma soprattutto noi ci preoccupiamo non solo del fatto che riguardi le grandi aziende, ma riguarda anche quelle piccole aziende dove non è presente il sindacato. Quindi nei nuclei industriali, secondo me, vanno predisposte delle unità che in qualche modo possano intervenire per aiutare i lavoratori nel momento in cui c'è qualche difficoltà. La FIOM chiede un protocollo con le aziende affinché i lavoratori non siano penalizzati se dovessero fare ritardo tra misurazione della temperatura, autocertificazione e mezzi pubblici. Ed è proprio il trasporto un altro nodo critico. Non tutte le società, afferma il sindacato, mettono in pratica tutte le misure per evitare il contagio.
sui mezzi di trasporto che cosa accade? Che esistono società che ovviamente riempiono l'autobus diciamo a un terzo della capacità e invece società che lo riempiono al 50% se non oltre, e ovviamente non è possibile avere dei trattamenti disomogenei, quindi è importante che ci siano dei comportamenti che siano omogenei e che quindi i lavoratori che possono utilizzare questi mezzi abbiano la stessa garanzia, no, in tutte quanti, da tutte quante le società. E per questo che noi continuiamo a sollecitare la Regione Abruzzo di contattare il Molise, perché i problemi maggiori vengono dal Molise, e qualora non fosse possibile, a questo punto è opportuno che venga impedito la possibilità di entrare con degli autobus che non rispettano le ordinanze abruzzesi. Tutte problematiche queste che riguardano il lavoro, a cui forse si sarebbe potuto pensare prima della tanto attesa riapertura di fabbriche e uffici. La ripartenza, diciamo che in qualche modo è stata anticipata in Abruzzo rispetto a quella del 4 maggio, e noi siamo stati molto critici perché ritenevamo che era necessario organizzare per tempo la cosiddetta fase 2. C'erano tutte le condizioni. Ci spostiamo all'Aquila, restiamo in tema trasporti. Su iniziativa del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo sono in arrivo fondi per AMA SPA, la società di trasporto pubblico del comune dell'Aquila, che così potrà far fronte alle minori entrate causate dall'epidemia da Covid-19. Sentiamo il servizio di Germana Dorazio. La Regione Abruzzo fa fronte compatto per l'area trasporti nel comune dell'Aquila, a cui è stato destinato un contributo per l'integrazione alla legge regionale di stabilità. L'emendamento introdotto disciplina la ripartizione di fondi per il trasporto pubblico locale, grazie a cui verranno trasferite alla società AMA, la società di trasporto pubblico del comune dell'Aquila, risorse straordinarie per compensare le minori entrate dovute alla contrazione forzata del servizio a causa dell'emergenza Covid-19. L'iniziativa del consigliere regionale Roberto Santangelo, di concerto con il sottosegretario alla presidenza con delega ai trasporti Umberto De Annuntis e il vicepresidente della giunta Emanuele Imprudente, è stata ritenuta necessaria per ristorare i mancati ricavi di AMA SPA. La società in house del comune, infatti, oltre a dover coprire i servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma del 2009, si è trovata ora in forte difficoltà per il drastico calo di utenti e di studenti dovuto alla chiusura delle scuole e anche agli esercizi pubblici e privati. È stata intanto sanificata l'area bus del terminal Lorenzo Natali di Colle Maggio e i dipendenti sono tornati al lavoro per assistere la popolazione che pian piano sta cercando di recuperare un po' di normalità. Dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19 nelle 4 ASL abruzzesi sono state assunte 423 nuove unità di personale reclutate sulla base di vari provvedimenti legislativi che si sono succeduti nelle ultime settimane. Quanto comunica l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì commentando l'ultimo dato aggiornato relativo al potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario regionale. Nel dettaglio sono stati assunti 76 medici fra specialisti, specializzandi e abilitati all'esercizio della professione, 181 infermieri, 91 operatori sociosanitari, 13 collaboratori professionali del comparto come i tecnici di laboratorio, 62 operatori del comparto sanità fra tecnici e autisti di ambulanza. Figure professionali, dice l'assessore, che sono andate a rafforzare gli organici delle aziende sanitarie in cui anni di blocco del turnover avevano creato criticità che sono diventate più evidenti chiaramente con l'emergenza. Con questi ingressi, invece, continua la Verì, siamo riusciti a far fronte alla sfida imposta dal Covid-19 nell'attesa di poter riprendere le procedure selettive ordinarie che prevedono 1.755 nuove assunzioni in 3 anni.
È in corso di definizione la procedura di reclutamento di altre unità da destinare alla sanità penitenziaria, come previsto dall'ordinanza numero 38 del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Contestualmente alle nuove assunzioni è stata estesa a tutto il personale direttamente impegnato nelle attività Covid l'indennità di malattie infettive contrattualmente prevista solo per il personale dei reparti specifici, mentre è aperto un confronto con le organizzazioni sanitarie per attribuire sempre al personale impegnato direttamente nelle attività Covid una premialità aggiuntiva per il periodo marzo-aprile finanziata con dei fondi regionali. Proseguiamo il nostro telegiornale, adesso ci occupiamo di fede. È stato raggiunto nella giornata di ieri l'accordo tra il governo Conte e il Cardinal Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per il quale dal prossimo 18 di maggio è possibile tornare a celebrare messa con i fedeli. Rigido il protocollo firmato per garantire la sicurezza. Sentiamo. Distanze di sicurezza, mascherine obbligatorie, ingressi separati. Sulla base di questo è stato trovato l'accordo tra governo e la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, per cui dal 18 maggio è possibile tornare a messa. Innanzitutto la distanza tra i fedeli dovrà essere di almeno un metro laterale e frontale. La Chiesa dovrà attivare una rete di volontari conta persone per controllare gli ingressi e far accedere un numero di persone tale da garantire la distanza anticontagio. Bisognerà distinguere una porta per l'accesso e una porta per l'uscita dalla chiesa, garantendo la distanza di almeno un metro e mezzo durante la fila per accedere. Anche in chiesa dovranno essere presenti gel igienizzanti e l'ingresso sarà garantito solo a chi indosserà la mascherina, mentre spetterà ai parroci ricordare ai fedeli che non si può accedere alle messe con sintomi influenzali o con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo e a coloro i quali hanno avuto contatti nei giorni precedenti con malati di Covid. Per i disabili dovranno essere disponibili posti riservati. Per quanto riguarda la liturgia, niente segno della pace, mentre per la comunione è chiesto al sacerdote di igienizzarsi prima le mani e di indossare la mascherina. Norme specifiche sono previste anche per le confessioni, nelle quali va sempre garantita la distanza tra fedele e sacerdote. Questo protocollo varrà per le messe in generale e dunque anche per funerali, matrimoni e battesimi. Il pensiero di uno dei parroci di Penne, Don Andrea Di Michele. Adesso dal 18 in poi si potrà ricominciare a celebrare con una porzione di popolo di Dio, quindi evidentemente siamo contenti perché la celebrazione è fatta così, è una liturgia fatta insieme. Ho letto oggi le regole e vedremo di soddisfarle, anche perché per una sicurezza nostra, la sicurezza della gente e per poter continuare a ricominciare a celebrare. Il distanziamento è giusto e assolutamente va fatto, solo che ci sono alcuni edifici ecclesiastici che sono molto piccoli e lì avremmo difficoltà a celebrare, perché anche in una celebrazione, mantenendo quelle misure, quelle distanze, potremmo fare entrare forse 10 persone e allora dobbiamo, questo penso che è la difficoltà più grande. C'è scritto che terminato ogni celebrazione la chiesa deve essere pulita e igienizzata per poter far rientrare altre persone, quindi intanto non si potranno mettere sicuramente messe a ripetizioni, ma distanziarle e nel frattempo tempo provvedere alla pulizia e tutto il resto. Adesso andiamo a Lanciano, dove è stata riaperta la villa comunale. Vediamo. Lancianesi a godersi il sole di maggio, singolarmente o in famiglia, ha riaperto la villa comunale di Lanciano con l'accesso regolamentato dai volontari della Protezione Civile e Gruppo Vigili del Fuoco in congedo. Il cartello all'ingresso impone il rispetto delle norme del distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone e il divieto di assembramenti. La villa comunale è stata preparata per la riapertura con il taglio dell'erba, una pulizia approfondita degli spazi e la fissione all'ingresso degli avvisi con le regole comportamentali da seguire. Nella prossima settimana saranno riaperti anche il parco di Viale Cappuccini nei pressi dello stadio comunale e il parco del quartiere Santa Rita. In entrambi sarà vietato utilizzare i giochi e si potrà accedere nel rispetto delle norme di sicurezza su cui vigileranno i volontari della Protezione Civile. I parchi sono aperti tutti i
giorni con una fascia mattutina e un'altra pomeridiana, restano chiusi soltanto in caso di pioggia. Abbiamo lavorato in questi giorni per riaprire in sicurezza e gradualmente le aree verdi più grandi, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna. Nelle aree verdi permane il divieto di utilizzare i giochi per bambini, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso, ma entro fine anno, assicura il vice sindaco Verna, l'amministrazione comunale ha programmato l'acquisto e l'installazione di nuovi giochi nei parchi pubblici con un investimento di 100.000 euro. Gli agricoltori di Coldiretti della provincia di Chieti sono corsi in soccorso degli animali dello zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni. Donate 25 rotoballe di fieno che garantiranno così cibo per quasi un mese agli animali custoditi all'interno dello zoo. Vediamo. Grido d'allarme che non è rimasto inascoltato. Con un nuovo importante gesto di solidarietà per lo zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni, in grande difficoltà dopo la chiusura dovuta alle disposizioni imposte dal decreto del governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Lo zoo safari è nato nel 2011, conta 250 animali che quotidianamente necessitano di cibo, cure, controlli veterinari, circa 1.500 euro ogni giorno le spese di routine da parte dei gestori. A scendere in campo è stata la Coldiretti Chieti, che si è mobilitata con i suoi agricoltori, che hanno consegnato con due trattori 25 rotoballe di fieno, una manna per gli animali dell'area faunistica, per la maggior parte vegetariani, realtà visitata ogni anno da migliaia di persone da tutta Italia. L'emergenza coronavirus ha infatti creato forti difficoltà agli zoo, come a tante strutture simili, a causa dell'impossibilità di lavorare, con la perdita di tutti gli introiti, ma con la necessità di continuare a sostenere gran parte delle ordinarie spese di gestione. In questi mesi di chiusura, la famiglia Bellucci, proprietaria della struttura, ha ricevuto tantissimi gesti di sostegno, continuando così a garantire il benessere degli animali. In cambio, biglietti d'ingresso omaggio, nella speranza di riaprire al più presto. Ovvia soddisfazione per il gesto di Coldiretti da parte di Renato Bellucci. Siamo molto contenti dell'aiuto delle aziende locali, della Coldiretti, che oggi sta portando del fieno. Noi, considerate che nel parco ospitiamo la gran numero degli animali, sono erbivori, elefanti, giraffe, rinoceronti, eccetera, e il fieno è il primo aiuto più importante che aiuta per il sostenimento degli animali. Però oltre la Coldiretti ci hanno aiutato molte aziende locali con frutta, verdura, mangimi, e anche dalla regione, dobbiamo dire che ci stanno molto vicini, soprattutto nella persona dell'assessore Mauro Febbo, che con l'acquisto dei biglietti per le scuole, sensibilizzando alcune grandi aziende come la Walter Tosto ad acquistare i biglietti per aiutare il parco. Ci siamo subito mossi appena è uscita questa emergenza e siamo riusciti a garantire il benessere degli animali sempre, fin da quando è iniziata l'emergenza. Il problema grande è che non sappiamo quanto durerà, come sarà la riapertura, non abbiamo informazioni certe per quando dobbiamo riaprire, per come dobbiamo riaprire, quindi chiediamo a tutte le istituzioni che fino ad ora ci sono state vicine a continuare a starci vicino, e chiediamo al governo, essendo un'attività turistica e culturale, di darci informazioni certe su come dobbiamo riaprire e su magari degli aiuti concreti. Adesso lo sport, il calcio. Il presidente delle Pescara, Daniele Sebastiani, auspica una ripresa dei campionati, ma pone anche degli interrogativi sulla gestione di eventuali nuovi casi di positività al Covid-19. A tal proposito, se ne saprà di più se e quando sarà validato il protocollo della Federcalcio. Sentiamo il servizio. Si attende l'esito del confronto avvenuto ieri pomeriggio tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato Medico della Federcalcio. La revisione di alcuni punti del protocollo sanitario e la sua validazione sono fondamentali per pensare ad una ripresa delle attività agonistiche di squadra. Adesso il Comitato Tecnico Scientifico, sulla base di questi approfondimenti ottenuti, stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministero della Salute. Mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra del calcio, ma chiaramente tutte le altre discipline sportive. Non è un percorso semplice, ma il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervenuto ieri sera su Sport Italia, come buona parte dei massimi dirigenti di Serie B, auspica, con tutte le attenzioni nel caso, una ripartenza. Però è evidente che c'è la volontà da parte di tutti noi di ricominciare a giocare.
e quindi sopporteremo anche questo ulteriore sacrificio pur di far ripartire il campionato per dare il risultato del campo al campionato. Non è facile sicuramente per la B, perché il protocollo è molto stringente e richiede parecchi sacrifici da tutti i punti di vista. Le difficoltà del protocollo si concentrano sulla gestione di eventuali nuovi casi di positività. Sta valutando se questi positivi poi dovranno andare in quarantena da soli o se si dovranno portare dietro i gruppi della squadra, perché questo era uno dei temi su cui si discuteva, e soprattutto dobbiamo augurarci che nel momento in cui gli allenamenti collettivi ripartono non si verifichino questi casi, perché poi a quel punto sarebbe veramente un disastro. Sulla ipotesi emersa negli ultimi giorni di una Serie B a 40 squadre divise in due gironi, con l'inserimento di 20 compagini dalla Serie C e una terza serie rimodulata e da far confluire nei dilettanti, Sebastiani pone un problema di sostenibilità economica, per cui il progetto sembra poter avere validità prospettica più che da approvare nell'immediato. È chiaro che non sarebbe sicuramente un'idea sbagliata, soprattutto se il format si arricchisse di nuovi contenuti e chiaramente permettesse poi a chi lavora per questa nuova grande lega di raccogliere fondi sufficienti per reggere, per sostenere una lega che diventerebbe sicuramente più forte. Intanto la giornata di ieri ha ufficializzato la presa di posizione, peraltro prevedibile alla luce di tutte le indiscrezioni emerse in precedenza, della Lega Pro, che in assemblea ha approvato la proposta da portare in Consiglio federale. Stop definitivo al campionato, promozione delle tre capoliste dei gironi, Monza, Vicenza e Regina. Quarta promossa con il quoziente punti, Carpi favorito, blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla D. Provvedimenti che però necessitano dell'ok del Consiglio federale. Abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro, ha dichiarato il presidente Ghirelli. La federazione sta svolgendo un ottimo lavoro e qualsiasi decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare. Ma intanto si levano dall'interno le prime voci dissonanti, specie per la quarta promozione, con Bari, Ternana, Reggio Audace e Carrarese che non ci stanno. Sono tutte pronte a giocarsi la promozione tramite appositi playoff e il Bari ha già fatto sapere di essere pronto a difendere i propri diritti in tutte le sedi opportune. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, il TG6 torna alle ore 23, da parte mia l'augurio di una buona serata.